Fabio Foglia, sicuramente un avvio di stagione davvero complicato per l'Arezzo, ovviamente come se ne esce adesso? Col lavoro, l'unico metodo è il lavoro, stare zitti, poche parole, tanti fatti, perché abbiamo visto che quello che abbiamo fatto non basta e quindi c'è poco anche da commentare o dire o analizzare, al minimo errore ci puniscono e perdiamo, non è la prima volta quest'anno, quindi dobbiamo lavorare tanto. Ecco, lavorare ovviamente sia sulla parte tattica ma ovviamente anche sulla testa, no? Una squadra che comunque ogni partita subisce gol, come se ne esce? Soprattutto vi siete dati anche lo spogliatoio una spiegazione di questi magari momenti proprio di blackout o cali di tensione? È chiaro che ne parliamo ogni settimana, purtroppo si ripetono spesso quest'anno, l'anno scorso magari un po' meno. L'unico modo è compattarci, unirci, solo col gruppo se ne esce fuori, perché se iniziamo ad andare uno a destra e uno a sinistra per la propria testa non andiamo avanti, seguiamo le direttive del nuovo mister e ci mettiamo sotto e basta. Ecco, tu c'eri ovviamente anche la passata stagione, ti chiedo anche di commentare questo dato casalingo dell'Arezzo, no? Che non vince da marzo, voi lo scorso anno avete, come dire, in casa avuto un finale di stagione negativo, compresa poi la gara anche contro la Lucchese nei playoff, quest'anno già 3 sconfitte consecutive. Un dato che ci pesa tanto, però dobbiamo trovare il modo di prenderlo come stimolo in più, perché sennò può affossarci e non è quello che vogliamo, anche perché soprattutto in casa fino a gennaio, fino a marzo, come hai detto tu, era stata, diciamo, il nostro fortino, dove avevamo fatto più punti, grazie anche ai nostri tifosi che anche oggi ci hanno sostenuto fino al 90esimo, poi è chiaro che dopo il 90esimo giustamente sono arrabbiati, quindi dobbiamo portare, diciamo, la loro rabbia anche a noi e cercare di fare meglio. Ecco, senza dare la colpa agli episodi, però insomma si vede che non siete tranquilli, però nel momento in cui Arezzo forse dava l'impressione di poter sbloccare la partita, è arrivato questo gol veramente rocambolesco e poi l'espulsione che ha dato un po', è stato un po' il colpo del KO. Sì, purtroppo nel calcio succede, purtroppo succedono sempre contro di noi, non riusciamo mai ad avere queste situazioni al nostro vantaggio, quindi bisogna, come ti ho detto prima, lavorare, stare zitti e cercare di fare tutto di più. Senti, poi ti chiedo se voi della vecchia guardia in un certo senso vi portate dietro anche un po' le scorie del finale di stagione, giocatori comunque di esperienza, le quali magari ci si attende anche qualcosa in più, no? Ma è chiaro che venivamo da un finale di stagione brutto, inutile nasconderci, però ci siamo rimessi in moto con la stessa voglia, purtroppo a quanto pare non basta, quindi dobbiamo colmare quelli che sono stati i nostri limiti quest'anno e che sono i nostri limiti quest'anno, cercare di fare di più, cercando anche magari di stare un po' più tranquilli mentalmente.